Giglione Stabiese. Giglione Stabiese. Non c'è scontro. Ho fatto l'amministratore per anni, non me ne pento, tornando indietro certamente non lo rifarei perché l'ho scelto, ma forse con l'esperienza in modo diverso. Però voglio solo dire, oggi stiamo parlando di arbitri, stiamo parlando di problemi societari, stiamo parlando di una società che va rivista con tutto il parco giocatori del nostro futuro. Io vi voglio lanciare un allarme che penso che sia concreto. Io l'ultima parte che ho fatto l'amministratore e ha vissuto le vicende per nome e per conto della quest'ABI, direttore Turi, avevamo lasciato una situazione con i fondi disponibili, con un progetto regalato all'amministrazione, con i lavori che dovevano essere effettuati perché la quest'ABI non potrà avere un altro anno di proroga. Sì. Con tutto il bene, lo ripeto, che possa avere all'amico dal punto di vista civile e non politico che è Pannullo, sì, ma i problemi si risolvono e non si rimandano dicendo lo faremo. Io ho saputo che alcuni giorni fa lui abbia detto vogliamo fare tutti i lavori. Castellammare non ha bisogno di tutti i lavori in questo momento. Il minimo è indispensabile e i tempi sono superiori ai 3 mesi perché la normativa impone, in quello che io dico sempre una mafia calcistica, che anche il sottofondo deve essere rifatto. Guarda un po' con i prodotti del presidente del Sassuolo, che deve prevedere in tutti i campi gli stati d'Italia a mettere un sottofondo particolare e dopo va fatto quindi l'impianto nuovo di erba sintetica di nuova generazione. Altra proroga non avevo, sì. Ora i tifosi faremo una statua a Maniello, faremo una statua a direttore Turi per il settore giovanile insieme al presidente Lucia, a tutti coloro che cacciano denaro e che mettono tempo per le quest'ABI, ma queste energie possono essere sprecate se questa benedetta amministrazione, invece di dire faremo, non uscirà con un comunicato secco dicendo guardate il giorno, il primo luglio inizio il lavoro, perché io che devo programmare, io che devo spendere un euro per la quest'ABI, come lo vado a spendere con l'incertezza di non avere nel primo campo, e poi in questo il direttore mi può essere di supporto, e nemmeno il secondo, perché ne deve avere due oggi, quindi non abbiamo né quello ufficiale ad oggi e né il secondo, quindi qualsiasi sacrificio può essere gettato al vento, perché questa è un'amministrazione che non fa altro che dire faremo, noi da tifosi abbiamo bisogno. Il Pungiglione Stabiese.